Una breve sosta in un luogo molto suggestivo. Sì, lungo i vari itinerari biellesi percorribili in mountain bike in effetti si incontrano luoghi interessanti non solo dal punto di vista naturalistico ma anche direi dal punto di vista storico-artistico, come il santuario di Graglia dove ci troviamo ora, è un santuario del 1600 dove ci si può fermare per una sosta, fare una breve visita, mangiare e volendo anche pernottare per poi ripartire alla scoperta degli altri itinerari della zona. Allora andiamo a dare un'occhiata. Prego. Il santuario di Graglia è solo uno dei luoghi che è possibile visitare lungo la cosiddetta Via della Fede, un itinerario costellato da santuari e luoghi sacri che copre tutta la provincia biellese, dove è possibile trovare anche ricettività e ospitalità. Insieme a Graglia, il santuario più importante per migliaia di fedeli di tutto il mondo è quello di Europa, dove si venera la statua della Madonna Nera. Il santuario di Europa comprende la Basilica Antica, che custodisce la statua in legno, oro e gemme della Madonna Nera, la Chiesa Nuova e le 19 cappelle del Sacro Monte, poste all'esterno del complesso monumentale. Dipinti e importanti affreschi sono presenti all'interno della Basilica Antica e nelle gallerie che si trovano sopra i porticati edificati sul piazzale sacro. I vantaggi che ti offre venire a pedalare nel Biellese sono molteplici. A parte i magnifici sentieri che puoi trovare, e buona parte indicato sia con segnaletica sul posto che con cartine geografiche che te la indicano, puoi trovare un'ottima accoglienza offerta dagli alberghi e un servizio tecnico che qualsiasi cosa ti possa succedere di problemi meccanici o no, facendo semplicemente un numero di telefono, ti vengono a trovare dove sei in base alle indicazioni che dai e quindi ti riportano a casa senza alcuna preoccupazione da parte tua. Oltre a questo, se hai un GPS, puoi tranquillamente controllare sulle cartine il tuo punto preciso dove ti trovi. A Vermogno, ai piedi della Morena della Serra, i cicloturisti possono sostare presso il centro visite della Riserva Naturale Speciale della Bessa, un luogo che di speciale ha davvero molto. A pochi passi dal centro visite, infatti, ha inizio un panorama misterioso e affascinante. Misterioso perché presenta agli occhi del visitatore un aspetto lunare, con cumuli di grandi dimensioni accostati come dune di un deserto. Affascinante perché nasconde una storia millenaria. Oltre 2000 anni fa, infatti, questi territori erano abitati dai Vittimoli, popolazione che veniva sfruttata dai Romani per trasformare la Bessa in una delle più grandi miniere d'oro a cielo aperto del mondo. Del duro lavoro a cui erano sottoposti quegli uomini rimane traccia nei cumuli, che hanno avuto origine dal processo di escavazione tipico dello sfruttamento aurifero. L'esaurirsi del giacimento e la scoperta di nuove miniere nei paesi transalpini determinò l'abbandono del territorio da parte dei Romani. Dal punto di vista strettamente naturalistico, la riserva della Bessa, che è situata tra 300 e 400 metri di altitudine, è caratterizzata da un vero e proprio campionario di rocce, trasportate a valle dai ghiacciai nel periodo quaternario. Su questa base si innesta una vegetazione fatta di licheni, muschi, felci ed eriche. Non mancano le specie arboree, querce, castagni, betulle, noccioli e frassini. A primavera poi si può ammirare la fioritura dei ciliegi sullo sfondo colorato del biancospino, del ciclamino e della rosa canina. Thank you.
la passione del ciclismo a livello agonistico, il Biellese si offre molto bene a tutti i vari tipi di allenamento. Infatti abbiamo la pianura, dove possiamo svolgere gli allenamenti in agilità, abbiamo le montagne per gli allenamenti in salita e i sentieri tecnici per poterci allenare e divertire tantissimo. Tutte le acque di questo territorio hanno una caratteristica peculiare ed è quella dell'estrema leggerezza, cioè del basso contenuto di sali e del basso residuo fisso. Questo spiega perché nell'Ottocento in questa zona sorsero numerose industrie tessili. Inoltre si sviluppò moltissimo l'industria idroterapica. Vi erano infatti nel Biellese, in attività tra fine Ottocento e inizio Novecento, 5 stabilimenti termali. Una delle peculiarità delle acque leggere è quella di essere adatta per gli sportivi. Infatti il basso contenuto di sali facilita l'eliminazione delle scorie che si formano durante l'attività sportiva. I corsi sono praticamente tutti su strade sterrate, con diverse tipologie di fondo e di terreno. Ci sono però dei tratti su strade asfaltate che sono particolarmente adatti anche per i principianti o per le famiglie. Di raccordo? Esatto, e poi ci sono invece dei tratti di trasferimento da una tappa all'altra, da un percorso all'altro, che sono su strade asfaltate. Vaste praterie e brughiere alternate a sporadici alberi e vallette boscate. Un paesaggio, quello delle baragge, che colpisce immediatamente per la sua semplicità ed il suo equilibrio di spazi e forme, per il suo apparire senza confini, esteso all'infinito. Un ambiente somigliante alla savana africana. Sono le alte pianure biellesi, vercellesi e novaresi ad ospitare questi particolari ambienti, tipicamente in forma di vasti altipiani, con quote variabili da 150 a 350 metri sul livello del mare. Ed ecco che ci troviamo al Ricetto di Candelo, è uno dei monumenti storici del nostro territorio. Questo ricetto risale alla seconda metà del 1300 e questa è una delle tappe importanti del nostro territorio, una delle tappe che emblematiche del nostro territorio, che potrete trovare attraverso questa passeggiata in mountain bike nei nostri sentieri biellesi. Ecco, qui vicino a pochi centinaia di metri c'è la Baraggia, un parco riconosciuto dalla Regione Piemonte, è uno dei parchi più belli che ricordano i colori dell'Africa, perché è un parco che soprattutto in autunno si colora con i colori tipici dell'Africa, c'è la vegetazione quasi tipica africana, tipica savana. Ecco, questo è il nostro territorio che non solo è percorribile naturalmente in mountain bike, si può venire a fare equitazione. Ci sono altri sport come l'alpinismo, il 60% del Biellese è composto da montagne. Le nostre montagne sono così belle da vedere e da percorrere, sono state attrezzate da vie ferrate che ci sono invidiate direi da molti altri posti montani in Italia. Ecco, il nostro territorio è comunque caratterizzato da un'unione di forze che sì, sono le varie associazioni, le Pro Loco, l'ATL che io rappresento come presidente,
che si muovono per favorire il turismo e cercare di essere comunque, di comunicare comunque un messaggio di un messaggio turistico in una terra che fino a ieri è stata solo terra industriale, terra laniera, e oggi sta cercando di trasformarsi e di offrire anche a chiunque vuole venirla a visitare un pacchetto importante come quello turistico. Io quindi come ATL invito veramente tutti a venire a visitare il Biellese, a venire con i vostri figli, le vostre famiglie, perché il Biellese è la terra tipica per le famiglie, dove trovare tranquillità e dove trovare anche molta accoglienza. E sono certo che il Biellese potrà essere una porta aperta per molti turisti nel prossimo futuro.